Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 11 febbraio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, vi attende una giornata in calo per l'amore, cercate di stringere i denti un altro po', a marzo molte questioni si risolveranno. Tranquilli, tenete duro. Per quanto riguarda il lavoro, possibile qualche cambiamento in vista. Dal tuo ambiente familiare ti chiederanno oggi un parere su una questione di una certa importanza, che ti metterà in difficoltà. Il modo migliore sarà la sincerità, anche se ti rende nemico. Se oggi ti trovi di fronte a un problema difficile da risolvere e non sai come affrontarlo, considera questa possibilità, è probabile che tu stesso sia una parte importante dello stesso problema. Giornata soggetta a problemi sulla strada. Guida con prudenza e non lasciarti trasportare dagli atteggiamenti irrazionali degli altri al volante, perché può essere molto pericoloso. Anche se a volte vi riesce difficile crederlo, dovreste convincervi che non potete avere sempre la risposta a tutto, in qualsiasi occasione. Cautela nelle spese per le nate nella seconda decade. In questa giornata una delle vostre relazioni, soprattutto una di tipo amorosa, potrebbe cambiare all'improvviso se non farete attenzione a nascondere per bene una notizia che sarebbe meglio che queste non sapessero. Cercate di adeguare il vostro comportamento alle esigenze del partner, non siate troppo critiche. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 7, finanze, 7, benessere, 7. Toro. Cari Toro, vi attende una giornata giusta per poter parlare di sentimenti. Anche sul lavoro, i progetti importanti possono conoscere molti sviluppi positivi. Restate concentrati e sul pezzo. Il tuo spirito oggi ha bisogno di un po' di aria fresca, di spazi aperti per potersi ossigenare. Se il tempo lo permette, sali sulla montagna per trascorrere la giornata o fai una lunga passeggiata sulla spiaggia. Nonostante il litigio occasionale con il vostro partner, alla fine sarà proprio questo che vi aiuterà a superare e risolvere uno dei problemi che più vi preoccupano. Ringrazialo in modo appropriato. Una persona che consideri l'opposto delle tue aspirazioni al lavoro può cambiare sorprendentemente il suo atteggiamento nei tuoi confronti. Potrebbe essere il momento di avvicinarsi a lei e renderla tua alleata. Se siete nel mezzo di una nuova storia d'amore, cercate di non buttarvi a capofitto in situazioni che potrebbero rendervi ridicoli agli occhi dell'amato e che potrebbero far cambiare qualcosa in loro. La comunicazione tecnologica in questa giornata potrebbe non essere la via più adatta per parlare con qualcuno e per esprimere sentimenti o opinioni. Se siete impegnati con il lavoro anche nella giornata di oggi, non prendete vela troppo, non è il caso di farne un dramma. Evitate le polemiche e le rivalità sul lavoro, potrebbero avere spiacevoli conseguenze. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 6, finanze, 7, benessere, 7. Gemelli. Cari Gemelli, l'amore dovrà attendere ancora un po' prima di potervi soddisfare appieno, serve ancora tanta pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, non temete, verrete ripagati a breve per gli sforzi fatti di recente ma non solo. Non chiuderti in casa oggi, esci con gli amici a bere e parlare. Durante le discussioni, parla più che litigare. Non esagerare durante le cene. Se pensi di consolidare un rapporto, questo è un buon momento per farlo. Momenti sereni in amore. Le vostre parole possono cambiare la vostra vita, la domanda che dovete porvi è: cosa voglio davvero cambiare? Forse avete solo bisogno di una piccola spinta. Il lavoro dovrebbe procedere per il meglio in questa giornata. Vi sentirete brillanti e propositivi, in grado di dare il meglio di voi, soprattutto nel lavoro e con gli amici. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 8, benessere, 9. Cancro. Cari Cancro, cercate di non arrabbiarvi per nulla, anche se non è facile capire a fondo alcune questioni di cuore. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete fare l'impossibile per poter uscire da una fase di stallo in cui siete finiti. Questo è un buon momento per fare un viaggio non troppo lungo,
per visitare zone della tua provincia che non conosci. Scegli bene la tua compagnia, perché il divertimento può condizionarti. È molto probabile che in questi giorni il vostro rapporto sarà messo a dura prova. Il tuo desiderio di libertà domina il tuo umore e ti metterà sull'orlo della rottura. Pensaci due volte, ma non tre. Se ti senti vittima di bullismo o di qualche forma di persecuzione sul lavoro o in classe, non esitare a chiedere aiuto, perché questa situazione può complicare la tua esistenza se dura a lungo. Prima di agire fate passare troppo tempo e le vostre idee sfumano. Una discussione potrebbe fare scoppiare in voi una reazione incontrollabile. Evidentemente nel vostro cuore sapete già che le cose non potevano andare, sia che si tratti di un partner o di un amico, anche se ci avete sperato fino all'ultimo momento. La comunicazione con il partner in questa giornata sarà fondamentale, se non volete correre il rischio di entrare in conflitto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 6, benessere, 5. Leone. Cari Leone, la posizione di Venere in questi giorni è abbastanza neutrale, se una storia non funziona potrete accantonarla, in alcuni casi una volta per tutte. Lavoro? Contatti, possibilità e nuove proposte per chi lavora in proprio. Non drammatizzare le opinioni degli altri su di te. Prendi in considerazione alcune opinioni ma non lasciati influenzare troppo. Sciogli i dubbi sul tuo futuro professionale, perché rimandare decisioni sarà una perdita di tempo. Oggi sarà un buon giorno per... Lasciate passare ancora un po' di tempo prima di arrabbiarvi furiosamente con il vostro partner. Qualcuno può essere in serie difficoltà e potrebbero non volervi chiedere nulla, per paura di una vostra reazione. Se avete lasciato qualcosa in sospeso, sarà il caso di riprendere l'argomento in considerazione e affrontarlo, prima che si ripresenti da solo e vi colga impreparati. Se non vi sentite molto ferrati sul vostro lavoro o sull'argomento da trattare a scuola in questa giornata, fate in modo che qualcuno vi sia di supporto e che vi indichi la strada da seguire. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 8. Vergine. Cari Vergine, la situazione generale per i sentimenti non è affatto fantastica. Potrete però recuperare positività dedicandovi al lavoro, il cui recupero sembra essere più certo del previsto. Dovete solo avere un altro po' di pazienza, ma poi tutto si aggiusta. Al mattino vi sentirete un po' stanchi e scoraggiati. Tenderai a pensare che non raggiungerai mai gli obiettivi che persegui nella vita, ma non dimenticare che la perseveranza è la via più breve. Oggi si possono aprire alcune porte in campo intellettuale. Scoprirai un campo di conoscenza che potrebbe arricchire la tua personalità. Non dovreste avere sempre paura di tutto, rischiate di negarvi quella felicità che volete raggiungere. In questa giornata potreste mandare un messaggio sbagliato a coloro che vi hanno chiesto per lungo tempo di essere sinceri e di non mentire. A scuola, i professori sono pronti a chiarire le vostre idee confuse. Non abbattetevi se il vostro capo preferirà il lavoro del vostro collega o se il vostro migliore amico vorrà uscire con un nuovo conoscente, senza di voi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 7. Finanze, 9. Benessere, 8. Bilancia. Cari Bilancia, durante la giornata di oggi avrete un cielo importante per l'amore, ma fate attenzione all'esuberanza del fine settimana. Non esagerate. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di essere concentrati, non è il caso di fare passi falsi in questo momento. Anche se a volte può sembrare così, non sei assolutamente perfetto. Dovresti ricordartelo oggi e cercare di far percepire agli altri un po' di modestia. Se credi in un rapporto sentimentale, non lasciarti influenzare da quello che dicono gli altri. Mantieni le tue scommesse al di sopra dei pettegolezzi. L'auto potrebbe darti un po' di paura oggi. Non abbiate paura di iniziare una conversazione che parli di cose un po' più serie con il vostro partner. Per voi non è un problema che non sia l'anima gemella, l'importante è che al momento giusto,
ci sia la persona giusta a regalarvi un po' di affetto sincero. Se vi manca il coraggio di affrontare le persone, appoggiatevi a qualcun altro, ma non arrendetevi all'autorità. Da questa giornata potrebbero dipendere molte cose per il vostro futuro, lavorativo e non, quindi non sottovalutatevi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 10, finanze, 7, benessere, 8. Scorpione. Cari Scorpione, in questo fine settimana il transito di Venere e della Luna favorirà l'amore in tutte le sue sfaccettature. Lavoro. Scelte importanti per la vostra vita professionale all'orizzonte. Se oggi hai un incontro o un colloquio, sfrutta la tua capacità di interpretare l'eleganza e prenderti cura del tuo aspetto. Oggi avrai l'opportunità di entrare in contatto con uno sconosciuto, che può sfociare in una relazione attraente. Le tue finanze oggi avranno buone notizie che arriveranno proprio dalla mano del tuo partner o di qualcuno che conosce. A volte sembra che non vi rendiate conto delle opportunità che avete, anzi, il più delle volte continuate a lamentarvi senza capire che gli altri potrebbero risentirsi. Non provocate tensioni in amore con la vostra gelosia. Non sovraccaricatevi di impegni in campo professionale. Nell'ambiente di lavoro non potete nemicarvi nessuno, specie se siete arrivati da poco, quindi se c'è qualcosa che vi disturba, tenetelo per voi al momento. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 7, benessere, 8. Sagittario. Cari Sagittario, possibile qualche piccolo dubbio sui rapporti da tenere con parenti, amici e familiari. Buone opportunità in vista se avete un lavoro a chiamata. Tenete duro e insistete finché potete. Vedrete che i risultati non tarderanno ad arrivare. Abbiate fiducia e un po' di pazienza. Analizza attentamente quello che sembra essere un tradimento professionale. Non esitare oggi ad affiancare il tuo partner o un amico per risolvere un problema professionale. Oggi riceverete notizie inaspettate che vi faranno concepire la speranza di avanzare le vostre pretese in campo sentimentale. Spesso vi trovate confusi di fronte ai vostri sentimenti, ma, nella giornata di oggi non potrete fare a meno di affrontarli una buona volta. In amore dovrete ricucire gli eventuali strappi nel vostro rapporto e riallacciare un legame valido e soddisfacente. Lo stress accumulato in questi giorni potrebbe farsi sentire in questa giornata, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando sarà più complicato carburare e mettersi al lavoro con lucidità. Alcuni ostacoli si sono frapposti nel vostro cammino e non vi hanno permesso di godere dei frutti del vostro lavoro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9, finanze, 8, benessere, 9. Capricorno. Cari Capricorno, se c'è un discorso da fare, dovrete affrontarlo con molta cautela per poterne uscire vittoriosi. Non fatevi prendere la mano. Per quanto riguarda il lavoro, chi aspetta una promozione non dovrà attendere a lungo. Abbiate solo un altro po' di pazienza. Oggi avrai la sensazione che la persona che ti piace non ti presti attenzione, ma è possibile che sia solo una sensazione. Oggi ci sono momenti di malumore e discussioni burrascose nell'ambiente familiare. Tutto è risolto parlando. Se vuoi cambiare auto, fai attenzione perché potrebbe esserci una trappola. Per oggi cercate di evitare di spendere perché anche un centesimo in più potrebbe essere troppo. Avete certamente delle buone idee in testa, ma questo non significa necessariamente che tutti dovranno condividere le vostre scelte. Qualche lieve tensione in amore non vi impensierirà più di tanto e godrete della compagnia degli amici. Ci sono delle discussioni che andrebbero rimandate, poiché hanno bisogno di calma e soprattutto di riflessione, prima di essere affrontate. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 5, benessere, 5. Acquario. Cari Acquario, è importante avere una relazione stabile, ma è anche cercare di non sfociare nella routine di tutti i giorni. Opportunità importanti si presenteranno per il prossimo futuro. Siate pronti a coglierle. Il discorso vale anche per il lavoro.
Evita improvvisi sbalzi d'umore e concentrati sulla tua immagine. Non trasferire i tuoi problemi sul lavoro alla vita privata. Ascolta anche i problemi del tuo partner. Controlla i tuoi conti se giochi alla speculazione, perché alcuni calcoli potrebbero essere sbagliati. Serenità in amore per le nate alla fine del segno. Una visitina dall'estetista per un massaggio o altro non ci starebbe male, o una pizza con gli amici. Avrete delle conversazioni molto interessanti con persone che vi daranno numerose delucidazioni sul vostro imminente futuro. Non fatevi suggestionare troppo però, la strada è ancora lunga e faticosa. Un paio di buone copie assestati sul lavoro vi renderanno ancora più attivi e con una gran voglia di rivoluzionare alcune situazioni. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 9, benessere, 10. Pesci. Cari pesci, se avete per le mani due storie, dovrete fare una scelta prima di perderle entrambe. Periodo buono per il lavoro, avvicinatevi alle persone a cui tenete di più e lavorate sodo. Vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Oggi potresti avere uno scontro forte con una persona incompatibile. Cerca di moderare la tua rabbia. Non valutare il successo professionale solo dal reddito economico. Pensa a tempi migliori e evita decisioni irreversibili di cui potresti pentirti. Oggi potrete raggiungere un certo obiettivo e condividerlo con una persona speciale nella vostra vita. Mutano gli scenari amorosi, meno condizionati da abitudini meccaniche. Una relazione professionale potrebbe prendere una piega diversa e trasformarsi pian piano in quello che desiderate. Non mancheranno le soddisfazioni nel lavoro e le occasioni per migliorare la situazione attuale. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 9, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.